Stracchino Collemaggio comprato al Todis. Andiamo a spacchettarlo, commentiamone la confezione e poi ovviamente le caratteristiche organolettiche. Abbiamo un primo involucro di plastica e poi la classica vaschetta. Alla scadenza di questo stracchino mancano 5 giorni. Mettiamolo sul piatto e vediamo. Andiamo ad apprezzare il collemaggio secondo le canoniche caratteristiche organolettiche. Vediamo. La consistenza è un pochino erratica, nel senso ci sono parti molto morbide e parti molto dure. Vedete anche come, tipo qui è squagliato, mentre qui è praticamente duro. Non lo so. Gli do un 2. Quanto riguarda la sapidità, non è sapido, non particolarmente. Anche qui due. Guadagno un po' di punti perché ha un bel sapore dolce, assai morbido. Sulla dolcezza gli diamo un 4. Peccato per gli altri parametri perché il gusto del dolce è davvero buono. Con 8 punti totalizzati, lo stracchino Collemaggio, che è il marchio Totis, poi non si posiziona fortissimo. Onestamente abbiamo avuto stracchini di marchi dei supermercati decisamente migliori. Non è il peggiore, assolutamente no, ma c'è di meglio, si può migliorare.